benvenuti ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale curata dalla redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. Cominciamo quest'oggi parlando di sanità perché in Palazzo del Pegaso è stato fatto il punto sul presente e il futuro nella nostra regione con un convegno che è stato ospitato proprio dal Consiglio regionale con la presenza anche di istituzioni che riguardano il mondo della sanità a partire dal presidente della commissione specifica in Palazzo del Pegaso. Un progetto di innovazione aperto alla società che mira a ripensare il sistema sociosanitario italiano attraverso la collaborazione aperta tra pubblico e privato e soprattutto fra istituzioni e cittadini. Si tratta di Comunità in Salute, presentato ufficialmente nel corso di un convegno che si è tenuto nell'Auditorium Spadolini di Palazzo del Pegaso. Questo modello di sanità sostenibile è basato su un'innovativa gestione delle cronicità. La presa in carico dei pazienti si orienta verso una piattaforma relazionale, umanistico-digitale, dove il medico di medicina generale non è più un attore isolato del sistema, ma il coordinatore di un team innovativo che consente di tenere in rete tutti i protagonisti e che condivide il percorso di cura e le scelte necessarie per una migliore qualità di vita e di lavoro. Questo convegno affronta forse il tema più importante che noi abbiamo di fronte anche nel futuro come sistema sociosanitario, e cioè quello di avere una capacità reale di affrontare il tema della salute non solo sui libri o declinato, ma proprio come politiche che incidano sugli stili di vita, sulle qualità ambientali, su tutti i determinanti di salute che poi incidono su come noi stiamo e quanto può essere in salute e lunga la nostra vita. Ormai la discussione è troppo concentrata sui temi sanitari, ci occupiamo degli ospedali, ci occupiamo del momento dell'acuzie, ma quello deve, se vogliamo che continui a funzionare, deve essere anticipato da politiche per la salute vere e strutturate. Abbiamo fatto il punto delle tante importanti iniziative che siamo in fase di realizzazione in Regione Toscana, a partire la messa a terra del DM77 con le nuove case della comunità, con gli ospedali di comunità e con le centrali operative territoriali che a giugno sono diventate pienamente operative. Ma queste novità non possono che risentire in senso positivo anche degli importanti interventi infrastrutturali. Avremo un unico sistema informatico, una sanità digitale unica per tutto il territorio toscano e avremo una cartella clinica unica in tutti gli ospedali della Toscana. Sono grandi scommesse che ci permetteranno di riorganizzare in maniera radicale il nostro servizio sanitario regionale per evitare le liste d'attesa e per evitare i pronto soccorsi sovraffollati come purtroppo vediamo quotidianamente. La Toscana ha il buon nome di una regione che ha sempre posto attenzione alla salute dei cittadini sotto il profilo sanitario ma anche sociale. Oggi sta soffrendo come tutte le regioni, purtroppo come tutta Europa, insomma, di complessità che devono essere affrontate. Oggi questi temi sono stati affrontati sostenendo anche un modello organizzativo che si è già dimostrato efficace, che si basa proprio sul concetto di equità di accesso, di scelta di equità di accesso che produce come effetto scherzo collaterale la sostenibilità del sistema. Curare tutti attraverso un modello organizzativo di rete che strutturalmente raccordi i professionisti che lavorano sul territorio, cosiddette cure primarie, con quelli che lavorano nell'ospedale. Ma questa rete strutturata deve essere nominativamente identificata, sennò il paziente rimpalla da uno specialista all'altro, da una TAC alla risonanza magnetica, aumentano i tempi di attesa, i costi e soprattutto il paziente non si sente assunto in cura, come si dice, preso in carico. E questo sistema quindi è la sfida che oggi stiamo lanciando.
Spazio anche alla solidarietà in Consiglio regionale con la presentazione del calendario dedicato a zia Caterina in Palazzo del Pegaso. Infatti c'è stata la presentazione. Il calendario del corteo storico di Pontassieve, annuale appuntamento con la cittadinanza, è tradizionalmente finalizzato a progetti di beneficenza. Devolverà il ricavato delle offerte a Milano 25 Onlus di zia Caterina, ambasciatrice di solidarietà per la città di Firenze. La tassista più amata da grandi e piccini, che insieme al suo taxi super colorato e pieno di meraviglie dona serenità ai bambini malati e alle loro famiglie, ha partecipato alla presentazione del calendario in Palazzo del Pegaso. Avevo un infortunio alla spalla, non potevo lavorare né guidare, quindi io devo ringraziare tutti questi straordinari figuranti e personaggi che con un caldo che si abbaiava, è vero, venivano a prendermi e riportavano perché io non potevo guidare. Quindi per me è stata salvezza, è salvezza unirsi nelle nostre piccole fragilità. Sono veramente contenta anche di questa malattia difficile, che anche se non respiro, forse dico meno sciocchezze. Ti racconti come nasce l'idea? L'idea nasce dall'amore, quando ti vedono in difficoltà, chi ti vuole bene ti viene incontro. Non puoi guidare, si fa qualcosa di bello insieme. Ora il tempo in quel momento sarebbe stato sprecato a casa. E allora mi portavano su dei luoghi meravigliosi, con delle persone straordinarie, che mi hanno aperto un mondo che adesso un pochino mi appartiene. Un'iniziativa splendida, un'iniziativa che tiene insieme non solo l'identità del nostro territorio, il corteo storico di Pontassieve ne rappresenta una delle facce più belle, ma che ha anche la capacità di saper coniugare aspetti di solidarietà. Ecco, questo calendario ha la funzione di sostenere, di valorizzare l'impegno e zia Caterina, che è un angelo per tutti noi, mette a disposizione delle nostre comunità. In quel saper tendere la mano, in quel saper guardare negli occhi, in quel saper accompagnare bambine e bambini, famiglie che soffrono, ci sta davvero il servizio più grande che si può donare ad una comunità. Spesso la politica non è all'altezza di quello che zia Caterina fa, e quindi voglio dirle pubblicamente grazie, ci ho messo la faccia per quello che potevo, perché penso che un'iniziativa come questa debba avere il sostegno di tutte le istituzioni. Quindi a lei, al corteo storico di Pontassieve, grazie, perché è un'altra giornata bella per la nostra regione. Presentata in Consiglio regionale anche la nuova edizione del premio Catarsini, che quest'anno vuole dedicarsi soprattutto alle disabilità visive, un contest di fatto per alcuni studenti della Toscana. Sarà nel segno dell'80° anniversario della liberazione e si ispirerà a due cicli di affreschi realizzati negli anni 44 e 45 in Lucchesia alla 23esima edizione del premio Catarsini, presentata in Palazzo del Pegaso. Il riconoscimento è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Toscana ad indirizzo artistico e turistico che, con libertà di tecnica e di esecuzione, dovranno reinterpretare un'opera del pittore viareggino Alfredo Catarsini, rendendola tattilmente esplorabile e fruibile per le persone cieche e ipovedenti. Saranno ispirate quest'anno a due cicli di affreschi di Catarsini, uno di San Martino in Freddana del 1944, quindi realizzato proprio in quella, ahimè, famigerata estate del 44, e il ciclo di affreschi di Castagnori invece del 1945. Quindi siamo agli 80 anni della liberazione, due iconografie assolutamente diverse di questi affreschi, e i ragazzi saranno chiamati a cimentarsi con questa nuova avventura. La Fondazione Catarsini è particolarmente sensibile al tema dell'accessibilità, e questo rappresenta uno dei temi fondamentali del Ministero Cultura, particolarmente sensibile al discorso di accessibilità intesa in senso lato, quindi non solo una disabilità a livello di barriere architettoniche, ma una disabilità nel senso di abbattimento di qualsiasi tipo di barriera cognitiva, sensoriale.
e quindi la Fondazione Catarsini offre l'opportunità oggi di soffermarsi di fronte al tema della disabilità visiva, che è un tipo di disabilità, ma come Ministero della Cultura vorrei portare il messaggio che sono uscite recentemente delle linee guida sull'accessibilità in modo tale da far diventare proprio una materia a livello proprio di strategia che è ben strutturata all'interno del Ministero Cultura. È un tema molto importante anche in generale per i musei, infatti vi sono iniziative nei musei statali, c'è il Museo Mero ad Ancona che è dedicato a questo, nei nostri musei facciamo nel possibile delle attività di questo genere, però devo dire la Fondazione Catarsini con l'entusiasmo che caratterizza la Presidente Elena Martinelli è molto avanti in questo, proprio con la volontà di creare appunto attraverso anche il rapporto con le scuole delle iniziative e un premio che è mirato appunto a individuare degli elaborati, delle opere che possono essere poi rese accessibili attraverso il tatto e altre forme alle persone con disabilità visiva, quindi è un'esperienza assolutamente importantissima che si allinea con quello che dovremmo fare tutti noi nei musei, quello il tema dell'accessibilità a tutti i livelli, da quella cognitiva a quella fisica, e questo è un tema che effettivamente è all'attualità di oggi. Insomma. E il Consiglio regionale ha voluto premiare, omaggiare con una speciale targa le attività del Coro Arcobaleno di Lucca durante la cerimonia di premiazione, anche l'esibizione di bambini e ragazzi. Una targa al Coro Arcobaleno di Lucca per aver diffuso con passione la cultura corale e i valori di comunità, portando l'armonia della musica e l'orgoglio toscano nel cuore di tante persone. L'omaggio del Consiglio regionale è arrivato in occasione del 30° anno di attività dell'associazione musicale. Alla fine della cerimonia, nel salone delle feste di Palazzo Bastoggi, bambini e ragazzi del coro si sono esibiti cantando l'inno italiano, quello europeo e un brano del loro repertorio. L'associazione è un'associazione APS, quindi senza scopo di lucro, e le finalità della nostra associazione sono quelle di divertirsi, divertire, però attraverso il canto portare anche messaggi importanti sia per la crescita dei ragazzi sia per fare delle cose importanti per la cittadinanza e per gli altri, quindi anche volontariato, tantissime cose fatte in questi 30 anni di cui siamo veramente fieri e orgogliosi, perché è un bel traguardo, e soprattutto anche se ci sono, sempre perché sono bambini, quindi bambini che crescono all'interno del coro, che poi qualcuno dopo resta anche sotto altre, collaborando sotto altre forme. Addirittura ora nel coro ci sono figli di coristi che sono stati appunto coristi, e è molto bello questo, portare avanti anche questo ricambio generazionale e per portare avanti tutte le nostre finalità dell'associazione. È una cosa molto importante, un riconoscimento molto importante, siamo grati alla Regione per questo riconoscimento. Il Coro Arcobaleno per noi è un pilastro della comunità, ci è vicino in tutte le nostre iniziative, in tutte le nostre manifestazioni, c'è un rapporto di sinergia e di collaborazione che va avanti da anni tra il coro ed il comune, ed è ovviamente un momento di aggregazione e quindi di crescita dei nostri ragazzi, quindi è una realtà che ci rende molto 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 felici e con cui collaboriamo da diverso tempo proficuamente. Un premio meritato, perché in effetti il Coro Arcobaleno ha contribuito alla crescita culturale del nostro territorio. Ricordo che in occasione dei 110 anni del nostro comune, avvenuti nel 2023, il coro ha elaborato un inno alla nostra comunità, cantato non solo da tutti i bambini ma proprio da tutta la cittadinanza in occasione della presentazione di questo videoclip. È stato un momento bellissimo perché generazioni che si incontravano hanno in qualche modo raccontato proprio attraverso il Coro Arcobaleno la nostra storia. Quindi anche per questo motivo li ringraziamo e siamo molto contenti del riconoscimento della Regione Toscana. Questi dunque erano gli argomenti principali della puntata odierna della Voce del Consiglio. L'appuntamento torna come sempre su RTV 38 la prossima settimana. Grazie per averci seguito e buon proseguimento. Arrivederci.